5 cose che non devi mai scrivere a un uomo, ok? Quindi mi raccomando, mi sono preparato dei piccoli, piccoli suggerimenti per evitare, far sì che possa essere evitata un disastro, una catastrofe nei messaggi, ok? Quindi mi raccomando, seguite queste mini tip, questi consigli in modo tale che possiate sapere come barcamenarvi nei messaggi con un ragazzo. Allora, la prima cosa che mi sono segnato è il trasmettere insicurezza. La sicurezza è sexy, l'insicurezza non lo è per niente. Questo che cosa significa? Non chiedere costantemente conferma o rassicurazione nei messaggi, cioè mostra di sicura di te stessa, che significa: ah, ma ci sei? Ah, ma non ci sei? Ah, ma dove sei? Ma mi rispondi? Ma pronto? Ma scusami, ma ci sei? Ma che stai facendo? Ma perché non mi rispondi? Suona comune questa cosa? Se ti suona comune è grave, è gravissimo. Se ti suona comune quello che sto dicendo, grave, grave, grave. Quindi mi raccomando, questa è la prima cosa da evitare, cioè evitare di mostrarsi estremamente insicura, ok? Trasmettere insicurezza nei messaggi è proprio la recipe, cioè la ricetta per farsi, tra virgolette, male e addirittura farsi lasciare. Altra cosa importante che mi sono segnato qui, a quanto pare, è scrivere troppo, scrivere troppo. Quante persone fanno doppio, triplo, quadruplo texting, mandano infiniti messaggi? Ma allora, nei messaggi devi essere concisa, devi essere diretta, vuoi usare poche mezze misure, se usi una risposta con un approccio indiretto anche va bene, cioè nel senso che non gli dici le cose in modo molto diretto, ma comunque usi messaggi brevi. Gli uomini comunque tendono ad apprezzare quella che è la chiarezza, la semplicità, quindi scrivere messaggi pieni di dettagli, messaggi inutili, in realtà diventa soltanto un sovraccarico, è sicuramente una cosa che puoi evitare già da adesso, da subito, ok? Quindi puoi lasciare spazio a lui, lascia che sia lui ad avere la possibilità di risponderti, di messaggiarti, di contattarti, di scriverti, eccetera, e non viceversa. Lascia che sia lui che risponda anche in modo attivo alla conversazione, piuttosto che il contrario. Quanti di voi non lo fanno respirare? Quanti di voi non gli mandano, magari gli scrivono, gli mandano troppi messaggi? Sei colpevole di questo? Sei guilty of that? Sicuramente sì, altrimenti non guarderesti questo io. O se stai guardando e non lo sei, allora bene, bravo, fatti un applauso. Altra cosa importante sono i messaggi di check. I messaggi di check sono quelle cose che non faranno altro che peggiorare perché sono di controllo, di check, cioè del controllo. Cioè fammi vedere se questo qui sta davvero facendo quello che ha detto che avrebbe fatto. Questa cosa proprio, madonna mia, ragazzi. Fammi vedere se sta davvero in palestra. Mandami una foto di te che sta in palestra. Ma quanti anni c'hai? 10 anni, madonna, ragazzi. Mandami una foto che stai al lavoro, mandami una foto, le fate ste cagate? Cioè, madonna ragazzi, boia d'un dio, madonna mia, boia, boia, ho detto una cosa non dovevo dire, eh? Vabbè, comunque, vabbè, avete capito, insomma. Magari sono stato troppo elevato con le parole. Sono lasciato prendere dall'enfasi, pensavo di non stare più in video. Vabbè, comunque, ancora, no? Fammi vedere dove stai, mandami un messaggio. Fammi, sì, fammi vedere dove sei.
Sei al lavoro, sei a casa, mandami la foto. Madonna ragazzi, la foto, ma che cavolo, ma come? Cioè, voi volete il messaggio di check addirittura, cioè che lui vi deve dire, vi deve far vedere con una foto, una fotina, che cos'è che sta facendo. Cioè, proprio roba dell'altro mondo, the other world. Insomma, basta per dire che no? Ok, sì. Quarta cosa importante, mi chiami per favore? Ti posso chiamare? Pronto? Ma ci sei? Ma perché non mi rispondi? Ma mi chiami? Ma ti posso chiamare? Cioè, basta sta roba qui. Alza la cornetta e fai uno squillo. Se non risponde, buona. Ok? Non chiedete di poter fare le cose. C'è un cliente che viene me. Grazie, ma ti posso dire una cosa? Ma posso. Ma, ti chiedo scusa, ma non chiedere troppo il permesso alla gente. Che la gente poi si approfitta. Ok? Le persone si approfittano di te quando vedono che sei molto debole, che chiedi il permesso. Permesso de che? The world is yours, diceva Tony Montana. Il mondo è tuo. E lo devi prendere, devi saperlo prendere. Ok? Quindi non fate sta roba qua, non mi fate sentire sta roba e chiedete il permesso per chiamare. Cioè, ragazzi, evitate, evitate. Evitate assolutamente. E poi c'è l'ultima cosa. Tartassarlo di messaggi, cioè se lui non ti risponde o magari non ti risponde a telefonata, voi non è che dite buona, vabbè, questo qui ci avrà da fare. No, voi continuate all'infinito. Chiamata su chiamata, messaggio su messaggio, doppio, triplo, quadruplo texting, 5, 6, 7, 8, 20, 30 messaggi. Tutto il tempo finché questo non vi risponde. Se un uomo non ti risponde ai messaggi, in linea generale, non continuare a chiamarlo, a scrivergli insistentemente. Ok? Perché questo risulta da disperata. Ce ne sono tanti di uomini là fuori. Tu non devi disperarti solo per uno, solo per questo qua. Devi dare il tempo e lo spazio per risponderti, perché se è davvero interessato, troverà il modo e il momento giusto per farlo. Mi sembra normale, no? Quindi facciamo un recap come avevo segnato qui. Evitare di trasmettere insicurezza, scrivere troppo, evitare di inviare messaggi. Di check, quindi messaggi di controllo. Evitare di chiedere il permesso ed evitare di insistere quando non ricevi risposta. Ok, sono cose importanti. Seguendo questi suggerimenti, dovresti, mi auguro, spero, prego gli dèi per te, dovresti migliorare il tuo rapporto sentimentale, il tuo rapporto con gli uomini e ti dovresti pure sentire più sicura, perché almeno sai cosa che devi fare e cosa che non devi fare. Ma tanto io ve lo dico, voi non mi frega niente, continuate a fare sempre la stessa cosa. Vabbè, speriamo, speriamo. Perché almeno se fate una cosa che funziona e vi tenete, poi dite, ah, vedi, c'aveva ragione, quindi poi mi date ragione e mi scrivete su Instagram, magari vi posso aiutare. Quindi scrivetemi su Instagram se volete il mio aiuto, ok? Spero che vi siano stati utili questi suggerimenti. Se volete condividere le vostre esperienze e le domande o volete il mio aiuto, scrivetemi su Instagram, ok? Ci sentiamo dopo.